Gerardi! Papà, che è, papà? Pigli l'incartamento, trova la pratica, puzzo una su, no? Nasone, puzzo, sta? Fai entrare questa gente, va. Tutti qua. Tutto quanto, fallo entrare, sì. Va. Ah, ecco qua. Ah, bravo, vieni. Vedi, un assetto, ti siete. Di che si tratta, loco? È una cambiale di 300.000 lire che si trova nelle mani di Pasquale Nasone a firma di Vincenzo Cuozzo. Ah, sì, con l'interesse del 10% alla settimana che diventa il 40% alla fine del mese. Sì, entrate! Buon Antonio, i miei rispetti. Buon Antonio, mi sono servo di voi. Buon Antonio, buongiorno. Buon Antonio, buongiorno. Tu sei Sant'Anillo? A servirvi, la mia fidanzata. E voi si aspettate un altro poco, fate matrimonio e battesimo tutto insieme. Già. Ah, fidanzata, dici che mi ha parlato? Veramente la faccenda mia è un poco complicata. È un fatto lungo, ho capito. Allora sai che può fare? Fate una passeggiata, mi dico un poco d'aria che la fidanzata fuori i giardini, mi spiego queste piccole faccende e poi ti faccio chiamare, vai. Come volete voi, Nando? Io sì, un aiuto palomì. A servire, buon Nando. All'obbedienza. Aspettate là fuori, vai. Al vostro comodo. Oh, Pasqua, bellezza, cosa dici a Napoli? La solita vita. Cioè. Mia sorella ha avuto un altro bambino. E con questo sono una bellezza di 6, 2 maschi e 4 femmine. Sa bene, e dove ci sono i figli c'è provvidenza. Facciamo la volontà di Dio, sempre sia lodato, allora. Non ci potiamo lamentare. No. E vogliamo aggiustare questa faccenda. Quale faccenda? Pure Vicenza, tenere i figli. 6. Vuol dire che la provvidenza non mancherà nemmeno in casa sua. Pasqua, a me non mi piace parlare assai, poi la giornata è corta, ma ti spiego come va la faccenda. Io l'altro giorno sono andato a Napoli per fare certe spese per la tenuta, al rettifilo mi sono incontrato con Vicenzo Cuozzo. Vicenzo, bella, cara donna Antonia, io conoscevo la buon'anima del padre, un lavoratore, una persona come si deve, un artigiano onesto. Vicenzo, dico, che è stato? Tiene una brutta faccia. Insomma, per parlare brevemente, mi dice Vicenzo che era venuta la distruzione della sua famiglia, che per via di una cambiale di 300.000 lire che tiene nelle vostre mani, sulla quale sta pagando un interesse del 10% alla settimana da 7 mesi, dice per farla finita devo sparare a Pasquale Nasone. A me? Ma distrutto, non do, ma distrutta, distrutta le figlie mie! 120.000 lire al mese non ne guadagno, mai da credere, ne sto pavando a 7 mesi e tengo sempre un rap di 300.000 lire in coppia e spalle. E le figlie mie si morono di fame, sta caragna che non sento pietà. Ogni fine mese nuovo, mia moglie si è venuta pure in matalazzo. Mi tenevo un vestito nuovo, come mettevo sulla romena, che pure chi mi ha già avuto a vendere. Ma io non capisco, quando ti servivano i soldi che si è pigliato, non sapevi quello che dovevi pagare. Se me li restituivo dopo una settimana, avresti fatto un affare, perché 300.000 lire ti costavano 30. Oh, Nando, è gente che non so sa regolare. Ma io i soldi per pigliare per fare l'operazione a mia figlia. Ma tu hai ragione, ma se mi vengono a mancare i pagamenti, mi devo fermare. Ehi, pure tengo famiglia. Così lo fa tanto. E tieni la macchina perché affitti in camera a certa gente. E tua moglie sappiamo il mestiere che fa. Tu rammi prima i soldi che mi devi, poi ti scudo e ti metti all'altezza. Vogliamo concludere? Concludo, non andò. Quello ha detto che mi vuole sparare. Se la sente di pigliarsi 30 anni di galera. L'altro giorno ha detto che ti voleva sparare, poi ha cambiato idea. Ieri è venuto e mi ha messo al corrente del nuovo programma che tiene. Ieri sono venuto da voi. State zitto. Sto parlando io, che rispondo a famiglia. Ieri è venuto e mi ha portato le 300.000 lire. Io? Stavamo dicendo. Vicenza ha consegnato nelle mie mani le 300.000 lire che vi deve. Oh, Nando, scusate, mai per diffidenza, per carità. Ma perché non me l'ha portata a me? Perché l'interesse dell'ultimo mese non lo vorrebbe pagare. Ecco, questo è tutto. E mi ha pregato di intercedere presso di voi. Ma se tenete presente che 300.000 lire in 7 mesi vanno fruttate 840.000 lire. Potete anche chiudere un occhio, se non mi affini la corta, sì. E si può negare qualche cosa all'amabilità di Antonio Barragà. La vostra promessa è una preghiera per me. Ok, no, siete troppo buoni. Avete portato il titolo? Ecco. Bravo, facciamo qua le pezze e qua il sapore. Sì, signore. Bravo. Vi dovete accontentare, sono tutti biglietti da 10.000 lire. Per carità, io ho la tasca segreta nella foto di Maggiano. Ma lui ad esigenza, si capisce? Girardino, apro diretto, va. Ma quello diretto, papà? Ho diretto qua del tavolo. Sto.
Udire la Santa Lucia mia, che siete giovani, no, diretto lo tavolo, qua sotto, che si può fare? Dia la mano, ecco poi, questo è il diretto. Si è aperto. Dentro ci stanno tre pacche di 100.000 lire l'uno. E si chiude diretto. Ecco, si è chiuso. Ma favore, queste sono 300.000 lire, io l'ho contato, volete contare voi adesso? Buon Nando, che conto? E 300.000 lire. Buon Nando, ma... Contate. Ma che conto? Contate. Conto. Piano piano, venitevi fatto questo, può darsi che mi sono sbagliato, a vantaggio mia. Pigliate un pacco, pigliate il pacco, apritelo, già da sfogliare. Piano piano, non correte che sono interesse vostro. Uno, due, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, e di, e sono 100, contate. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, e di, e sono 200, contate. Contate. E uno, e due, tre. No, no, contate come si dice. E voi quando contate il denaro guardate per aria. Come? Voi sapete come si conta il denaro perché siete abituati. Com'è? Come? Contate, bravo, contate come si dice. Guardate il denaro, pigliate un pacco. Bravo. Sfilatela una volta, piano piano, se no vi faccio contare a capo. Uno, due, bravo, tre, quattro. Cinque. Fate così, fate così, quelle si attaccano, fate così, fate così. Sei, sette, otto, nove, e dieci. Siete soddisfatti? Sì signore. Il debito è stato pagato. Stringetevi la mano, l'incidente è chiuso, il fatto non ha seguito. Per me sono pronto. Come volete. Io me ne andrei. Dove andate? A capo. I soldi li ho lasciati qua. Oh, no, ma... Pigliatevi 300.000 lire, come? Sembra uno sfregio, pigliatevi i soldi. L'avete lasciato tutto sparpagliato. Fate un pacco solo. Aggiustatelo, aggiustatelo, fate un pacco. Mettetelo nella tasca segreta. Bravo, abbottonatevi la giacca. Volete compagnia per la campagna? No, state comodo. Ma qua è tutta gente per bene. State comodo. Fate passare a Don Pasquale. Statevi bene. Salutate a Don Pasquale. Tanti riguardi, Don Pasquale. Tanti riguardi. Chi si vuol dire, lo debito è stato pagato, non ci pensa più. Ho la capacità, ho la dovete salvate i figli miei, la famiglia mia, che se sei male non sai. Ma da dire da fare, c'è altra gente che aspetta. Ho la dovete salvate i figli miei, 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 ho la dovete salvate i figli miei. Chi altri ci sta? San Danilo, papà. Ah, bravo. Ci siamo anche.